abbiamo celebrato con questo minuto di silenzio quella che è stata definita anche dal Parlamento, insomma, con l'approvazione del disegno di legge, la giornata nazionale di commemorazione per le vittime del Covid. Ad un anno, più di un anno dall'inizio della pandemia, come sempre, un momento toccante. Noi ho voluto che ci fossero oggi con me, insomma, i rappresentanti sanitari, tutto il personale, i rappresentanti di tutto il personale sanitario e le forze di protezione civile, oltre, insomma, all'amministrazione che ovviamente, come tutte le altre città italiane, oggi celebra questa giornata. È la giornata del ricordo e della commemorazione per le tante persone che non ce l'hanno fatta. In questa guerra che continua ancora in estrema difficoltà, in una fase nella quale finalmente cominciamo a vedere la luce, ma nella quale dobbiamo continuare a combattere. Ecco perché non è solo la giornata della commemorazione e del ricordo, ma è anche la giornata del ringraziamento per tutti coloro che quotidianamente continuano a proteggerci contro questo virus e che noi dobbiamo proteggere sempre di più. È la giornata anche, soprattutto in questo momento in cui siamo in attesa, non so se è arrivata proprio in queste ore, della formalizzazione in merito al vaccino di AstraZeneca, deve essere assolutamente la giornata della fiducia nella medicina, nella scienza e della speranza, perché l'unica strada che abbiamo per uscire da questa situazione è spingere con forza sulla campagna vaccinale ed avere fiducia nelle istituzioni, anche e soprattutto quelle sanitarie. Deve essere, se commemoriamo oggi chi non ce l'ha fatta, i tanti cittadini che purtroppo oggi non sono più qui con noi, necessariamente la giornata della consapevolezza e della responsabilità. Dobbiamo accompagnare la campagna vaccinale con il mantenimento di comportamenti responsabili oggi più che mai, soprattutto in questa fase nella quale, come dicevo prima, cominciamo a vedere la luce. Oggi è una giornata importante, voglio che sia una giornata importante in cui arrivi a tutti questo messaggio. Abbiamo dimostrato di essere una comunità straordinaria nel corso di questo anno, oggi dobbiamo dimostrarlo ancora di più e tutti insieme riusciremo ad uscire da questa emergenza. Io lascerei la parola al dottor Pedemone, che possa pace, magari.